Perché? Ok, posso farcela! Sono un papà fantastico e anche un uomo forte! Perché non funziona? Oh, il mio peluche! Il mio cucciolo! Ok, potete stare tranquilli! La mamma è qui! Oh, il tuo rossetto è rotto! Non ti preoccupare, lo sistemo io! Ho solo bisogno di un po' di scotch! È anche meglio di prima, vero? Oh, tesoro, cosa c'è che non va? Non riesco ad aprirlo? Ok, non ti preoccupare! Questo taglierino è perfetto! Che cosa? Ed ecco qui! Ma, tesoro! Bene, bene, bene! Che cosa c'è? Oh, povero peluche! Ma tranquilla, c'è la mamma qui! Ha solo bisogno di un po' di cerotti! Ed ecco, sembra nuovo! Ok, amici, la mamma ha salvato tutti! Siete al sicuro con me! Sono la regina dei trucchetti! Conosco tutte le soluzioni! Sono la migliore! Mamma ed Amy sono andate a fare shopping! Oh no! Ah, che male! Mi sono sbucciata il ginocchio! Piccola mia, ma come hai fatto? Stai bene? Oh no, aspetta! Abbiamo bisogno di un cerotto! Dai, dov'è? Non è questo? Ah, potrei usare questo! Oh, è imbarazzante però! Aspetta, penso di avere un'idea! Funzionerà! Mamma, mi vergogno! Non ti preoccupare, cara! Funzionerà, vedrai! Lo devo solo mettere sulla ferita! È perfetto! E ora userò la corda per legarlo! Benissimo! Fatto! È meglio di un cerotto, vero tesoro? Sì, mamma! Grazie, molto meglio! Perfetto, continuiamo il nostro shopping! Sì! Ok, sono pronta! Le mie scarpe ora sono belle pulite, super bianche! Posso uscire? Ciao, Eva! Guarda, sono tutto bagnato! Ehi, per favore, non farlo! No, no, le mie scarpe! Fuori piove! E a me piace tantissimo giocare con le pozzanghere di fango! Se vado fuori, anche le mie scarpe si sporcheranno così! Cosa posso fare? Oh, che cosa sono? Dei palloncini! Oh, posso usare questi! Hai solo bisogno di due palloncini! Ora metti sopra la scarpa e poi rilascia l'aria che c'è dentro, fino a quando il palloncino non avrà coperto tutta la scarpa. Fai la stessa cosa con l'altra scarpa ora. Wow, ora sono pronta per uscire! E sicuramente le mie scarpe rimarranno pulite. Ben fatto, Eva! Wow, che bello! Guardate Jack! È molto concentrato sul suo gioco, mentre la sorellina sta giocando con lo slime. Dai, su! Sei finito! Oh, cosa ho fatto? Oh no, la mia tastiera! È piena di briciole! No! Come farò a tirarle fuori? Divertente! Whee! Whee! Oh, oh! Oh no! Oh no! E mi ha lanciato troppo forte su slime! Che cosa? Cosa hai fatto? No! Game over! È tutta colpa tua! Mi dispiace! È stato un incidente! Un incidente? Prendi il tuo giocattolo e vai via! Aspetta! Delle briciole si sono appiccicate allo slime! Ho appena avuto un'idea! Ho solo bisogno di un attimo! Sorellina, chiudi gli occhi! Ho una sorpresa per te! Oh, adoro le sorprese! Ora posso usarlo per raccogliere tutte le briciole! Ah, è perfetta ora! E adesso posso tornare a giocare! Oh, già! È ancora qui! Sì, adesso mi toccherà darle la sua sorpresa! Ecco, sorellina! È nuovo? Non è nuovo, è solo coperto di briciole! Che cosa hai fatto? Oh, beh, sono pronto ora! Ah, che fratello cattivo! Ok, siamo pronte per l'escursione! Sarà molto divertente! Oh, ma aspetta! Devo prendere il kit di emergenza! Potremmo avere bisogno di questo! Sì! Penso che abbiamo tutto! Oh no! La scatola non si chiude! Dai! Ok, cosa posso togliere? Questo o questo? Forse non avremo bisogno del disinfettante! Sì, lo lascio qui! Cosa potrebbe succedere? Ottimo! Kit pronto! Lo metto nello zaino! Ora possiamo andare! Perfetto! Sei pronta, tesoro? Sì, mamma! Andiamo, mia cara! Aspetta, mamma! Ah, mamma, che male! Il mio dito! Oh no, sta sanguinando! Aspetta, non ti preoccupare, la mamma ti aiuterà! Ho bisogno del disinfettante! Ah, dov'è? Dove l'ho messo? Oh, l'ho lasciato qui! Ecco qua! Ma aspetta, disinfettante e cotton fioc! Oh, ho avuto un'idea! Hai solo bisogno di un po' di disinfettante!
Una siringa ci potrà aiutare. Ora prendi un cotofioc e inserisci dentro l'ago della siringa. Ora spingi tutto il liquido all'interno. E voilà! Il cotonfioc è pieno di disinfettante! Sono pronta! Ok, non preoccuparti, tesoro. Andrà tutto bene. Guarda, ti passerò questo sulla ferita. Ora rimuovi il cotone da un lato e tampona sulla ferita. Ora mettiamo un cerotto. Fatto! Va meglio? Grazie, mamma! Sì, molto meglio! Che ottima idea ho avuto! Ed ecco! Questi me li porto via, per ogni evenienza. Non serve portare la bottiglietta se hai questi cotton fioc. Perfetto! Dobbiamo sempre essere pronte! Non si sa mai! Pronta, cara? Ora possiamo andare! Sì! Ben fatto, mamma! Momento perfetto per guardare la TV! Certo, cos'è un film senza popcorn? Ma Amy ha un problema! Dove può mettere i popcorn? Oh, lo so! Posso girare la mia felpa e usare il cappuccio! Lo posso riempire con i popcorn! Buona idea, davvero! Ben fatto, ragazza! Perfetto! Ok, molto meglio ora! Voglio la Coca-Cola adesso! Oh no! È troppo lontana! Non riesco a prenderla! Dai, solo un po'! Va bene, mi alzo! Mmm, che buona! Ok, ma dove posso mettere il bicchiere ora? Oh, nel nastro adesivo! Idea! Vediamo cosa è scogitato Amy! Attaccherò il rotolo al bracciolo della sedia e ora posso mettere dentro il bicchiere! Wow, è come al cinema! Che ragazza intelligente! Ellie ha una barretta di cioccolato in mano! Oh, è cioccolato bianco! Dammelo! Lo voglio! Voglio quel cioccolato! No, è mio! È tutto mio! Va bene, non voglio il tuo cioccolato! Ellie, vieni qui! Ora! Oh no! Amy, non toccare il mio cioccolato! Hai capito? Sì, sì, non mi interessa, non lo voglio! Però, sembra molto buono! Idea! Posso usare il coltello per dividere il cioccolato! Devo essere precisa! Prima in diagonale! E poi vicino al lato! Perfetto! Ora devo solo togliere un pezzo e poi spostare gli altri! Oh wow! È geniale! Un pezzo di cioccolato in meno, ma la tavoletta sembra uguale a prima! E ora posso godermi un po' di cioccolato! Ah! Ellie sta arrivando! Bene, bene! Amy, hai toccato il mio cioccolato? No, no, non l'ho toccato! L'ho solo tagliato per te! Ok, sì, sì, mi sembra ci sia tutto! Mmm, delizioso! Ben fatto, Amy! Ottimo lavoro! È ora di pranzo! Gnam! Buonissimo! Che cosa? Cos'è? Un panino! Ma è duro come una pietra! Uffa, oggi salterò il pranzo! Wow, che bello! Sembra buonissimo! Ci sono quasi! Ok, finito! Mia cara, il tuo pranzo al sacco è pronto! Ecco qua! No, mamma, grazie! Questo panino era duro come una pietra! Che cosa? Cosa intendi? Ok, forse è perché è un po' freddo! Oh no, e adesso? Uffa! Oh, cosa posso fare? Non preoccuparti, mamma! Ma cosa mangerai? No, no, aspetta, ho un'idea! Guarda, una spugna! Può aiutarci? Solo un momento! La inumidisco con un po' d'acqua! Ora mettiamola in un sacchetto di plastica con una chiusura zip! Che cosa stai facendo, mamma? Vedrai, ora devo solo metterla nel congelatore e aspettare che si raffreddi un po'! Ed è fatta! Ora metto la spugna accanto al panino! È fatto! Pronto! Ecco qui, mia cara! Ciao ciao! Ottimo! Grazie, mamma! I bambini! Le mamme sanno sempre tutto! Ed ecco qui! Dovrò mangiare ancora quella pietra di panino! Che cosa? Oh no, è perfetto! Ah, grazie, mamma! Oh no! Che disastro! Non ci riuscirò mai in questo modo! Ah, ci siamo quasi! Benissimo! Ma ne voglio ancora un pochino! Oh no! Cos'è successo? Zucchero! Zucchero ovunque! I miei documenti! Ne sono pieni! Che disastro! Oh! Sto cercando di mettere lo zucchero nel tè! Aspetta!
Nutella? Oh, so cosa fare! Lascia che ti aiuti, figliolo! Ma prima dobbiamo finire tutta la Nutella! Ora papà ha un barattolo di Nutella vuoto! Vedi? Niente di speciale, vero? Bene, ora prenderò un cacciavite e farò con cura un buco nel coperchio! Ecco! Ora metto una cannuccia nel buco appena fatto! Taglio la parte superiore della cannuccia in diagonale... E il gioco è fatto! Eccoci di nuovo qui! Oh no no no! Fermati! Ho qualcosa di speciale per te! Ecco, prova figliolo! Forza! Così? Vedi? È semplicissimo! Buono! Ottimo lavoro, papà! Oh, finalmente! Ora devo solo struccarmi! Ma dove sono i dischetti di cotone? Oh, eccomi qui! Oh no, i dischetti di cotone sono volati via! E sono atterrati perfettamente dentro il barattolo delle patatine! Oh, mamma, che cos'è questo? Oh, scusa tesoro! Ma aspetta, ho avuto un'idea! Cara, questo tubo è mio! Tu puoi tenerti le patatine! Grazie, mamma! Divertiamoci ora! Prendi delle forbici e fai un buco! Così, in questo modo! Bene, ora non avremo più bisogno delle forbici! Ci servirà una simpatica carta regalo! Incolliamola sul tubo delle patatine, in questo modo! Perfetto! Ora è tempo di mettere i dischetti dentro! E voilà! Vedrai, ora sarà molto più facile estrarre i dischetti! Ora mettiamolo vicino al lavandino! Adesso un po' di acqua micellare! E un dischetto! Facile! Ora posso struccarmi! Ah, sono pronta! Perché non funziona? Ok, cosa posso fare? Pensa, pensa! Giusto! Gonfierò io stesso il materassino! Vedrete, lo farò super gonfio! Posso farcela! Ok, sono pronto! Oh, mamma! Sei serio, papà? Vabbè, andrò a farmi una doccia! Dopo diverse ore, papà sta ancora cercando di gonfiare il materassino! Papà, sei ancora qui? Vabbè, come vuoi! Era davvero un bel bagno! La la la! Oh no! Papà è senza fiato! E sta svenendo! È davvero in cattive condizioni! E Eva non sembra accorgersene! Sta finendo di asciugarsi i capelli! Ok, fatto! Ops! Oh no! Eva ha calpestato il materassino! E tutta l'aria è uscita fuori! Aiutami! Stai bene? Sei tutto blu? Oh no! Come posso gonfiare il materassino? Aspetta! Asciuga i capelli! Coca-Cola! Idea! Sembra che Eva abbia avuto un'idea! Ho bisogno di una bottiglia vuota! Ora tagliamola e trasformiamola in un piccolo imbuto! Attaccalo al bocchettone del materasso e poi usa il phon per gonfiarlo! Bello, funziona! Il materasso si sta gonfiando! Idea geniale, Eva! Ben fatto! Oh, mia cara, grazie! Mi hai salvato la vita! È fatto! Che pila meravigliosa! Questa volta ho davvero superato me stessa! Ora, per ultima cosa... Ok, ci siamo! Oh, oh no! Ok, ci riprovo! Posso farcela! La devo solo girare e piegare in questo modo! Eh? Oh no, Eva! Cosa hai fatto? Ops! Tutto il mio lavoro! Adesso basta! Dammi la rivista e finisci tu! Mi dispiace, Eva, ma dovrai piegare tutto tu da sola ora! Una camicia! Aspetta, come la piego questa? Una rivista! Mi potrà aiutare! Ho appena avuto un'idea! Questa è mia! Metti la rivista sopra la camicia, in mezzo, e ora piegala! Che strano! Togli la rivista e... fatto! Ecco, camicia perfettamente piegata! Che cosa? Come ci sei riuscita? Ora posso tornare a leggere, giusto? Immagino che dovrei esercitarmi ancora un po' a piegare! Papà, papà! Ho bisogno di aiuto! Dimmi, di cosa hai bisogno, figliolo? Voglio questo, ma non riesco a prenderlo! Oh, eccoti qui, mio caro! Papà, no, aspetta! Non riesco a prendere neanche questo!
Questo? Ok, tieni! No, no! Papà, anche questo! Voglio anche questo! Oh, guardate! Papà ha notato le pantofole del figlio e ha avuto un'idea! Ora il bambino potrà prendere tutto quello che vorrà, tutto da solo! Oh, che bello! Pantofole con platform! Ottima idea! Ben fatto, papà! Ottimo lavoro! Lucas sta dormendo come un angioletto! Ma... attento! Mamma, mamma! Ci sono dei mostri nella cameretta di Lucas! Mamma, ho paura! Ci sono dei mostri qui! Dove? Io non li vedo! Non riesco a dormire ora! Calmati, provo a ricontrollare! Oh! Oh, anche la mamma pensava di aver visto un vero mostro! Ma invece era solo uno spray! Ma aspettate! Sembra che la mamma abbia appena avuto un'idea! C'è un modo per aiutare tuo figlio a liberarsi della paura dei mostri! Basta prendere uno spray vuoto, appiccicarci degli adesivi divertenti! Mettine quanti ne vuoi! Ora versiamoci un po' d'acqua! In questo modo! Ed ecco pronto lo spray per i mostri! Perfetto, mamma! Ecco qui! Questo è uno spray speciale per sbarazzarci dei mostri! Ora spruzza, spruzza, spruzza! Lucas si sta comportando come un vero guerriero! Sta eliminando tutti i suoi nemici notturni! Questo è il mio ragazzo! Lo metto qui! Così lo potrai usare quando vorrai! Ora dormi, amore! Buonanotte! Guardate! Il bambino si è addormentato abbracciato sua madre! È così tenero! Ma la mamma è molto scomoda in questo lettino! Mamma, dove stai andando? Per favore, non te ne andare! Voglio dormire con te! Oh no! La mamma è molto stanca e questo letto non è comodo per entrambi! Vieni qui! È il tuo turno! Stasera tocca a te dormire con Lucas! Vieni, mettiti qui! Io vado a dormire di là! Ora è papà che si dovrà sacrificare per amore del figlio e della mamma! Stai attento, papà! Oh no, si è svegliato! Mamma! Shh! Tranquillo, ci sono io! Non abbiamo bisogno di mamma! Guardate, che bella foto di famiglia! Papà ha appena avuto un'idea! Oh, che carino! Guardate come dorme bene Lucas! Che papà imbroglione! Ha indossato una maschera con il viso della mamma! Però ha funzionato! Ben fatto, papà! Hai avuto una bella idea! La mamma sta approfittando del fatto che i bambini sono a scuola per pulire la casa! Ma dovrebbero tornare da un momento all'altro! Mamma! Sono caduta! Mi fa male! Oh no, cos'è successo? Fammi vedere! Ho una scheggia! Oh, tranquilla! Ora la tireremo fuori! Siediti! Non avere paura! Vediamo cosa abbiamo qui! Una pinzetta! Sì, dovrebbe funzionare! Aia! Aia, fa male, mamma! Basta! Aspetta! Ok, ok! Troverò un altro modo! Oh no! Non riesco a guardare! Come farà a tirare fuori la scheggia con una siringa? Oh, wow! Ho fatto! Cosa? Ma non ho sentito nulla! Grazie, mamma! Amore mio! Forse ora hai anche bisogno di un bel bagno! È molto rilassante passare un po' di tempo a casa! Aspettate! Ellie sta per mangiare della sabbia! No, 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 no! Ellie! Quante volte ti ho detto che la sabbia non è commestibile! Papà invece sembra essere più interessato ai biscotti! Ma aspettate! Forse ha appena avuto un'idea! Sì, vediamo! Mettete dei biscotti in un frullatore! Azionatelo! E poi aspettate che i biscotti si sbriciolino! Adesso sembra proprio della sabbia! Ed ecco fatto! Sabbia commestibile! Ottima idea!
Ecco qui, tesoro! Questa sabbia la puoi mangiare! Che cosa stai facendo? Sei impazzito, cosa? Le hai appena dato da mangiare della sabbia! Calmati, amore mio! In realtà, quelli sono solo dei biscotti! Wow, come sei intelligente, amore! Che disordine! Avevo appena finito! Oh, tieni questi, per favore! E aiutami a riordinare tutto ora! Oh, questi bambini! Che cos'è questa cosa appiccicosa? È un lecca-lecca! Ma è tutto sporco! Tieni, Ellie! Oh no, mamma! Hai appena dato un lecca-lecca sporco a una bambina! Oh, aspetta, cosa ho fatto? Oh, per un soffio! Tesoro, non puoi mangiarlo! Vedi? È tutto sporco! Ora Ellie è triste! Ma la mamma ha appena avuto un'idea! Vedrete, funzionerà! Tesoro, ho un nuovo lecca-lecca per te! Aspetta! Guarda, ti ho fatto anche una custodia per il tuo lecca-lecca! Così, quando non lo vorrei più, potrai ritirarlo semplicemente dentro! Un lecca-lecca! Sì! Il mio preferito! Ops! Mi dispiace, non l'ho fatto apposta! Tranquilla, tesoro! Raccoglilo e aprilo! Vedi? È tutto pulito! Wow, mamma! È perfetto! Lo so! Che cos'è? La mamma ha appena pestato qualcosa! Ma aspettate! Cos'è questo disastro? Cosa sta succedendo qui? Oh, è Ellie! Sta mangiando un gelato! Ma ha sporcato dappertutto! Ehi tu, non vedi che cosa sta facendo tua figlia con il gelato? Oh, mi dispiace tanto! Stavo guardando i video di Gocia! Pulirò tutto io! Oh no! Ti prego, non prendertela con me! Prenderò questo! Sembra che la mamma abbia una soluzione migliore di quella del papà! Ha usato il coperchio del bicchiere per raccogliere le gocce del gelato! Tesoro, sei la miglior donna che conosca! Sì, sì! Finalmente un po' di relax per il papà! Può godersi le sue patatine tutto da solo! Ma cosa succede? È Ellie! Ha sentito il rumore del pacchetto delle patatine! No, non ancora! Sono le mie! Oh no! Ellie ha rubato le patatine! È impossibile per papà godersi uno spuntino! Ma forse un modo c'è! Ha appena avuto un'idea! Papà sta mettendo dei ganci in cima alla porta! Una corda? Cosa farà ora? La sta attaccando a un nuovo pacchetto di patatine! E ora? Vediamo cosa succederà! Sono curiosa! Oh! Quando la porta si apre, la corda tira sul pacchetto! Così nessuno potrà vedere il pacchetto! Mentre quando la porta si chiude, il pacchetto cade direttamente nelle mani di papà! Questo è un trucco incredibile per i genitori che vogliono fare degli spuntini senza avere nessuno in giro! Ottimo lavoro, papà! Papà si sta preparando per un'importante videochiamata con il suo capo! Mentre la bambina ha dei compiti da fare, quindi tutto dovrebbe andare alla perfezione! Oh, ho dimenticato i miei documenti! Che belle mutande, papà! I vantaggi di lavorare da casa! Ellie sembra molto entusiasta del dipinto! Ok, ora sono pronto! Wow, 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 stai attenta! Hai quasi scarabocchiato sulla mia camicia! Tranquilla, bevi un po' di succo! La riunione è iniziata! Buongiorno, capo! Sembra che Ellie si senta molto artistica oggi! Ops! Ha versato tutto il succo sui fogli di papà! Cosa? Signora, aspetti un attimo, tornerò subito! Papà è un po' arrabbiato ora! Ellie, te l'avevo detto! Questa riunione è importante per me! Oh, aspetta! Pellicola? Papà ha avuto un'idea! Vediamo cosa ha in mente di fare! Sta usando della pellicola per coprire il bicchiere di succo! Ora chiude tutto con del nastro adesivo! Adesso una cannuccia! E voilà! Ora tutto dovrebbe andare bene! Oh no, non di nuovo! Ma aspettate, il succo non si è rovesciato! Oh papà, come sei intelligente! Ma hai dimenticato che il tuo capo ti sta aspettando! Scusi, di cosa stavamo parlando? Ah, facciamo un pisolino! Ah, che ha spostato il mio cuscino! Cosa sta succedendo?
belli! Ha preso tutti i cuscini per creare uno spazio accogliente in cui poter giocare! Ehi, Ellie, prenderò questi! Voglio sdraiarmi! No, mamma, mi servono! Ma la mamma vuole fare un pisolino! Ellie sembra non arrendersi! Oh no, cosa posso fare? Ci sono così tanti palloncini qui! Oh, aspetta! Penso di avere un'idea! La mamma conosce la soluzione perfetta per recuperare i suoi cuscini e anche per creare per la sua bambina uno spazio molto accogliente! Hai bisogno di una grande borsa di plastica! Ora riempila con dei palloncini! Togli il tappo, aspira tutta l'aria dal sacchetto e rimetti il tappo! Ora sembra un cuscino divertente! La mamma non ha fatto solo un cuscino, ma un vero e proprio divano di palloncini! Sembra molto bello e comodo! Ellie, goditi questo spazio che ti ha fatto la mamma! Ora anche la mamma può finalmente fare il suo pisolino! Bravissima mamma! Lucas sta scegliendo cosa indossare! Oh oh! No! La mamma aveva piegato i vestiti in modo perfetto e ordinato! Ora devono muoversi velocemente! La mamma non deve vedere questo disastro! Ma il problema è che né papà né il figlio sanno piegare i vestiti così bene come aveva fatto la mamma! Male, male, molto male! Ma aspettate! Papà ha visto una scatola di cartone e sembra che abbia avuto un'idea! Esatto! Papà si è ricordato che c'è un modo divertente e veloce per piegare i vestiti! Basta mettere la maglietta sul cartone e piegare prima da un lato, poi dall'altro e poi a metà! Voilà! Dai, forza! Ce la potete fare! Wow! Come siete veloci, ragazzi! Ottimo lavoro, figliolo! Oh! Mettilo qui, papà! Sei stato bravissimo, papà! No! Che cosa devo fare? Com'è successo? Oh no! Che disastro! Oh, ciao! Il tuo trucco è molto bello, mamma! E ha un buon profumo! Voglio assaggiare il rossetto! No! Tesoro, ma cosa stai facendo? Il rossetto è per le tue labbra! Non è cibo! Ecco qui! Mangio il cioccolato! Aspetta un attimo! Ho un'idea! Prendi delle gocce di cioccolato rosa, un contenitore di rossetto vuoto, un cucchiaio e una candela! Riempi il cucchiaio di cioccolato e riscaldalo fino a quando non sarà tutto sciolto! Poi, riempi il contenitore con questo delizioso liquido rosa! Buonissimo! Ecco qui! Il tuo rossetto rosa commestibile e carino! È fantastico! Sembra che la mamma stia andando da qualche parte! Oh, ecco che arriva Leila! Ciao mamma! Che cosa stai facendo? Voglio truccarmi anche io! Oh, certo! Ecco qui, tesoro! Questo è un rossetto fantastico! Vedrai! Puoi anche mangiarlo! Provalo! Wow! Che bello! Lo adoro, mamma! È stata una lunga giornata, figlio mio! Dormi bene e fai sogni d'oro! Ci vediamo domani mattina! Che cosa sta succedendo qui? C'è qualcosa che non va! Oh no, che paura! Ho tanta paura! Attento, Dylan! C'è qualcosa dietro di te! Cosa succede? Dimmi, perché urli, figliolo? Papà, non voglio stare da solo! Io ho paura! Per favore, non andare via! Ho tanta paura! Aspetta, potrei avere un'idea! Lo so! Prendi un bicchiere di carta, capovolgilo, taglia il fondo, gira di nuovo il bicchiere e mettici sopra un pezzo di cartoncino! Poi, disegna un coniglio sulla carta e ritaglialo! Attacca il cartoncino al bicchiere e poi mettici sotto una torcia. E voilà! Finito! Wow, papà! Ottima idea! Vediamo se funziona! Ehi, figliolo, guarda! Ho qualcosa per te! Vedi? Questo è il tuo nuovo amico! Salterà in giro e ti farà compagnia! Wow, papà!
fantastico! Sei il mio eroe! Non ho più paura! Saltella, saltella! Buonanotte, tesoro mio! Sono il miglior papà di sempre! Wow! Oggi è un giorno speciale per papà! Che belli che siete! Avete pensato a tutto! E sembra che i bambini abbiano fatto con le loro mani un regalo fantastico per papà! Oh no! Cos'è successo al regalo? Che cosa hai fatto? Sei stato tu! È colpa tua! Che cosa farà la mamma? Pensa a qualcosa, mamma! E subito! So cosa fare! Chiudi gli occhi, amore! Prendiamo queste bottiglie e andiamo in missione! Su forza, bambini! Venite con me! Prendi due bottiglie grandi di plastica e svuotale! Ci servirà dopo, vero mamma? Ora metti la bottiglia sul lato e tagliala a metà! Usa un taglierino per tagliare la bottiglia! E attento a non farti male, mi raccomando! Sarà un regalo fantastico! Papà sarà molto felice, ne sono sicura! Vediamo cosa dobbiamo fare dopo! Incolliamo i due colli insieme con della colla a caldo! Ma state attenti, perché la colla è calda! Ora coloriamoli un po'! Prendi una lattina di vernice spray! Agitala una volta! Agitala due volte! Agitala molto bene! Dopo aver finito di scuotere, colora i colli delle bottiglie! Spruzza, spruzza, spruzza! Ed ecco qui! Ora hai un trofeo! Che bello! Mettilo sul tavolo e preparati a rendere il trofeo bellissimo! Metti un po' di brillantini! Posizionali come preferisci! Dai sfogo alla tua creatività! Papà sarà felicissimo! Questo regalo è straordinario! Dopo aver messo tutte le decorazioni, il tuo trofeo è pronto! Beh, che dire, avete fatto un bellissimo lavoro! Siete una bella squadra, ragazzi! Papà, ora puoi aprire gli occhi! Questo è per te! Oh, mamma, davvero è per me? È bellissimo! Venite qui, miei piccoli! Questo è il miglior regalo che abbia mai ricevuto! Su, forza, facciamoci una foto! Cheese! Oh, che carini! La famiglia sta cenando insieme! La mamma ha cucinato tutto il giorno! Ma aspettate, sono broccoli! Sembra che anche a papà non piacciono molto! Ma i bambini hanno appena trovato qualcosa che adorano! Sì, patatine! Oh sì, che buone! Ehi papà, non fare quella faccia! Oh oh, ha appena visto le patatine dei bambini! Ragazzi, datemi un po' delle vostre patatine! Ehi, cosa state facendo? Queste non vanno bene! Dovete mangiare i broccoli! Oh, ma a noi non piacciono i broccoli! Cosa posso fare? Aspetta un attimo! Ho capito! Bambini! Venite qui! È ora di cena! Broccoli? Aspettate, che cos'è? È un gioco! Speriamo che nessuno prenda i broccoli! Vedete? Buone le patatine fritte, Dylan, vero? Bene! Wow, che ragazza fortunata! Nuggets di pollo per te! Oh no! Dylan, la faccia del cubo è rosa! Dovrei mangiare i broccoli! Povero Dylan! Oh, davvero un bravo bambino! Ora è il mio turno! Tocca a me! Oh no! Non ero pronto per i broccoli! No! Oh. Beh, almeno la mamma è felice di vedere che mangiate anche le verdure! Su, dai! Vai a destra! Cosa ci fai lì? Fammi vedere! Aspetta! Non va bene sedersi sulla sedia in questo modo! Devi sederti con la schiena dritta! Sì, proprio così! Oh, beh! Cosa potrei fare? Chi è quella donna? È lei la d'anziana? Oh, no! Guardatela! È tutta curva! Oh, no, no, no! Devo pensare a qualcosa! Torno subito! Una cintura? A cosa ti serve? Guardiamo e scopriamolo! Oh wow! La schiena di Leila è perfetta ora! Wow! Ora può giocare e non avere problemi di schiena! Papà, sei un genio! Cos'è?
Voglio alzarmi! Aiuto! Oh, che bel pomeriggio! Ognuno è occupato a fare qualcosa! Ehi, papà! Dove stai andando? Aspettami! Oh no! La porta! Che male! Aspettate! La mamma corre in azione! Riuscirai a salvare Dylan? Wow, sei un'eroina! Hai salvato la mano di tuo figlio! Oh, sì, tesoro! Stai bene? Sei ferito da qualche parte? Aspettate! Penso che la mamma abbia appena avuto un'idea! Scopriamola insieme! Prendi un tubo galleggiante e taglialo a metà con un taglierino! Ora, prendi il pezzo che hai appena tagliato e taglialo in modo verticale! Poi, mettilo intorno alla porta! In questo modo! Funziona! Ottima idea! Oh no! La porta! Sembra che Dylan sia di nuovo in pericolo! Oh! L'idea della mamma ha funzionato! Ci è mancato poco! La mamma è davvero intelligente! Non è vero? Sono esausta e ho tanta sete! Bevo solo qualche sorso della mia bevanda preferita! Oh no! I bambini impazziscono per la soda! Penso di sapere cosa fare! Prendi uno spray! Aprilo! Riempilo con la tua bevanda preferita e richiudilo! Ecco fatto! Uno spray segreto per bere! Ciao, miei piccoli angioletti! Scusate, devo innaffiare le piante! Un po' qui, un po' là... È un po' per me! Wow, che belli che siete! Anche tu, mamma! Ma dove andate di bello vestiti così? Uno, due, tre! Dov'è Leila? Non abbiamo tempo! Aspetta qui, sa dov'è? È sempre così con le ragazze! Oh, non cambiano mai! Look interessante! È una nuova moda? Oh, tesoro, come sei vestita? Non puoi uscire vestita così! Aspetta, ti aiuto io! Lo so! Organizziamo i vestiti in base al giorno della settimana, dal lunedì alla domenica! In questo modo sarà più facile capire cosa indossare ogni giorno! Ottima idea! Prendiamo l'outfit per la festa di Sofia! Perfetto! Wow! Questo vestito è stupendo! Mi piace un sacco! Oh no! Ci siamo! I ragazzi hanno aspettato per troppo tempo! Almeno le ragazze sono pronte ora! E sono bellissime, devo dire! Wow! Siete fantastiche! Oh no! Siamo in ritardo! Dobbiamo andare! Sbrighiamoci! Sbrighiamoci! Tutti! Andiamo! 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 Sì! Sì! Oh! Sembra molto divertente! Cosa potrebbe andare storto? Sì! Sì! Oh no! Attenta, Amy! È caduta! Stai bene? Oh, mamma! Oh no! Amy, tesoro mio! Cosa dovrei fare? Cosa farai, mamma? Prova a guardare nella borsa. Vediamo. No, 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 no. Ok, no. Ups, il mio Tampax. No. Aspetta un attimo. Penso che la mamma abbia avuto un'idea. Ma quale? Sì, non capisco. Ok, tira fuori il Tampax. Sapete, è fatto di cotone. Quindi può funzionare anche come una benda. Poi usa la corda in modo da poterlo legare al ginocchio. Wow! Sembra che Amy però non sia molto contenta della benda. Però almeno non uscirà sangue dalla ferita. Ottima idea, mamma! No! Lascialo! Le ragazze stanno litigando di nuovo e la mamma non è affatto contenta. Dovete condividere, ragazze, ok? Metà per te e metà per te. Oh no! Amy li ha mangiati tutti! La mamma ha detto che dovete condividere! Cosa faccio? Oh wow! Sembra buono quelle calecca! Ma papà, dovresti aiutare la mamma! Dammelo! Mi devi aiutare! La mamma è molto arrabbiata! Ma cos'è quella faccia? Aspettate! Penso che abbia un'idea! Cosa farai, mamma? Prendi una teglia e un pezzo di carta da forno! Metti le caramelle gommose in gruppi da 4! Così, in questo modo. E poi, mettila in forno. Falle sciogliere completamente. Forte! Guarda, stanno diventando una sola e unica caramella. Tiriamoli fuori e mettiamo dei bastoncini di legno sopra le caramelle gommose. Bello!
Ed ecco dei lecca lecca gommosi! Che belli! E sono facili da realizzare! Ma piaceranno alle ragazze? Sì! Basta litigi ora! Entrambi hanno il proprio lecca lecca! Molto bene! Buonissimo! Papà, e tu perché sei triste? Tranquillo, anche tu avrai il tuo lecca lecca! Oh wow! Delizioso! Che bella idea ho avuto! Sì! Una crostata! Buona! Invece Samantha ha la pizza! Ma poverina, non riesce a tagliarla! Quel coltello non funziona bene! Probabilmente hai bisogno di qualcos'altro! Le forbici sono perfette, sì! Sei sicura, Samantha? Ma stai attenta! Potresti farti molto male! Guardate! Anche papà sta avendo qualche difficoltà con la crostata! Povero! Dai! Voglio mangiarti! Oh, mamma! Cos'è appena volato? La spatola! Si è rotta! Ops! Che cos'è? Mi dispiace! È stato un incidente! Tranquilli! Ci pensa la mamma! Uff! Ma cosa vuole fare? Oh! Sta inventando un nuovo strumento! Metti un po' di colla caldo sulla forbice e poi incollaci una paletta! Ora puoi tagliare la pizza e servirla! Forte, vero? Due strumenti in uno! Invenzione molto utile! Vediamo se la mamma può aiutare anche il papà con lo stesso strumento! Ma certo! Fetta perfetta! Ottima idea, mamma! I miei tesori, godetevi il vostro cibo! La la! Samantha è appena rientrata a casa dopo una passeggiata! Ma attenta! Quell'ombrello è completamente fradicio! E non puoi lasciarlo a terra! Ora il pavimento è tutto bagnato! Oh, il mio calzino è bagnato! Oh no, povera mamma! Quanta acqua! A nessuno piace avere i calzini bagnati ai piedi! Che cosa? Beh, penso che la cosa migliore da fare sia pulire! La mamma sembra essere un pochino scocciata! Dai, mamma, calmati! Aspetta, sembra che le sia venuta un'idea! Una bottiglia vuota! Cosa farai? Sono molto curiosa ora! Prendi una bottiglia! Togli il tappo! Perché non ne abbiamo bisogno! Taglia con cura la parte superiore della bottiglia! Ok, e poi? Metti dentro la parte tagliata! Così, in questo modo! Sono a casa! Aspetta un attimo, signorina! Metti il tuo ombrello bagnato qui! Niente più pozzanghere in casa! Benissimo! Ottima idea! Penso che Samantha abbia capito la lezione! Cosa sta succedendo qui? Sembra che Amy non riesca a trovare il suo tappo preferito! Immagino che la mamma non sarà per niente felice! Oh no! Cos'è successo qui? Tutti i vestiti sono sul pavimento! Avevo appena finito di pulire! Che cosa? Oh no! Questo non va bene! Oh oh! Ma quello è un calzino volante! Yogurt e un calzino? Idea! Oh, vediamo! Prendi un contenitore dello yogurt e mettici sopra della colla a caldo! Poi attacca un altro contenitore! E un altro ancora! Attaccane quanti ne vuoi! Ora è il momento di mettere in ordine! Ecco, guarda! Puoi mettere i tuoi calzini qui, così! Prova tu ora! Wow! Ma che bella idea! Mamma, sei stata bravissima! Ah, ottimo! Tenere in ordine i cassetti ora sarà un gioco da ragazzi! Sarà tutto super in ordine! Bello! Oh, bello! Le ragazze stanno facendo dei gioielli! È davvero un bel hobby! Ed anche un'opportunità per essere creativi! Ma cosa succede? Mi sa che qualcuno qui non vuole più condividere! Dammelo! No! Oh no, ragazze! Non fate così! Prevedo berline ovunque! Ecco! Infatti! Piovono berline! Oh, i miei capelli! Oh no! Che disastro! Ve l'avevo detto di stare attente! Ora la mamma sembra molto arrabbiata! Ragazze, ho un po' di paura per voi! Cosa farei con quel nastro adesivo? Oh no, aspetta! Lo sta avvolgendo attorno alle mani delle ragazze! Ma perché? Oh, ho capito! Il nastro adesivo aiuta a raccogliere tutte le perline! Wow, forte! Che grande idea! Così risparmierete un sacco di tempo! Ed è anche divertente raccogliere le perline in questo modo! Spero che la prossima volta non rifacciate lo stesso errore, ragazze! Ottima idea, mamma! Oh, mamma e Danny stanno partendo! Che bello!
Oh, qualcuno qui ha sonno! Oh? Mi scusi, signora, sua figlia! Mi dispiace, si è svegliata molto presto stamattina! È imbarazzante! È un po' scomodo leggere la rivista ora! Mamma, pensa a qualcosa, dai! Delizioso! Cosa guarda? So cosa fare! Ho un'idea! Cos'è? Ok, prendi un sacchetto di plastica e metti del cotone idrofilo all'interno. Riempi il sacchetto fino a quando non è completamente pieno. Poi chiudilo e assicurati che non esca niente. Adesso prendi uno zaino. Aprilo e metti il sacchetto di cotone idrofilo nello zaino. Appoggia la testa qui, tesoro. Morbido e confortevole. Il trucco ha funzionato! Ora Amy può riposarsi un po' e la mamma può godersi la sua rivista! Sembra buonissimo! La mamma sta preparando le valigie per il viaggio! Ma, oh no! Cosa ha visto? Oh mamma, guardate la faccia di Samantha! No! Partiremo tra poco e il tuo viso è tutto sporco di cioccolato! Oh, si sporcano sempre nel momento sbagliato! Ma le salviettine umidificate aiutano sempre! Ok, quasi fatto! Oh no! Dobbiamo andare! Il tempo vola! Ma Samantha è di nuovo sporca! Oh mamma! No! Cosa? Non di nuovo! Idea! Abbiamo bisogno di un po' di dentifricio, delle forbici, del sapone liquido e un palloncino! Taglia la parte superiore del dentifricio! Poi metti il sapone liquido nel palloncino! Ora prendi la parte tagliata del dentifricio e uniscila al palloncino, così! Fatto! Dammi le mani, tesoro! Questo pulirà tutto lo sporco dalle tue mani! Adesso strofinale! Ci siamo quasi! Ecco, tieni un fazzoletto! Passalo sulle mani! E voilà! Wow! Le sue mani sono di nuovo pulite! Questo è un trucco perfetto per voi genitori! Porta questo trucchetto ovunque tu voglia! È piccolino! Non prenderà molto spazio nel bagaglio! Ora andiamo! Povera Samantha! Ha preso il raffreddore! Che peccato! Deve stare a letto tutto il giorno! Prendi un fazzoletto! Devi soffiarti il naso! Guarda, lascia i fazzoletti qui nel caso tu ne abbia bisogno! Oh, non ci arrivo! È troppo lontano! Uffa! Tesoro, ti ho preparato un tè alle erbe! No! Oh no! Samantha si sta soffiando il naso sulla federa! No, no, no! Non puoi farlo! Usa i fazzoletti! Aspetta un momento! Penso di avere un'idea! Vediamo cosa farà la mamma! Prendi una federa, aprila! Metti un pacchetto di fazzoletti all'interno della federa! Poi prendi un taglierino e taglia la federa! Così! Adesso puoi prendere i fazzoletti senza problemi! Poi metti il cuscino all'interno e il gioco è fatto! Mamma, ottima idea! Ora Samantha può avere sempre dei fazzoletti accanto a lei! Oh, che disordine! Beh, almeno non si sta soffiando il naso sulla federa! E la mamma può finalmente leggere il suo libro! È tempo di disegnare! Vediamo cosa sta facendo Samantha! Sta usando le sue caramelle gommose per creare dei vermi! Bello! Oh, ecco la mamma! Oh no! Samantha sta per mangiare il pastello a cera! Mamma, va veloce! E salva tua figlia prima che sia troppo tardi! Vado! Guardate che mosse! Mamma, sembri una ninja! E' preso! Dammelo subito! Aspetta, cosa? Caramelle e pastelli a cera! So cosa fare! Prendi una ciotola piena di gocce di cioccolato colorate! Scioglile! Poi prendi una siringa e riempila con il cioccolato fuso! Che profumo! Prossimo passo! Prendi una cannuccia e sparaci dentro il cioccolato fuso! Forte! Ora fai lo stesso procedimento creando un sacco di pastelli di cioccolato! Facile! Vediamo se Samantha piacerà questo trucco! Ma penso che la mamma abbia un'altra idea! Sono curiosa! Che delizioso pastello a cera! Ehi, mamma! È disgustoso! Che schifo! Tesoro, è cioccolato! Prova! Davvero? Oh, wow! Lo adoro! Mamma, conosci sempre dei trucchi fantastici!